Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Filiberto Zaratti di Sinistra Italiana Verdi per parlare di carcere e di affettività in carcere. Come sapete, c'era stata circa un mese fa una sentenza della Corte Costituzionale che aveva riconosciuto il diritto all'affettività in carcere. Da quel momento in poi non è successo proprio nulla. Possiamo registrare soltanto la disponibilità del DAP a, diciamo, a fare in modo che le necessità dei detenuti in campo affettivo vengano soddisfatte. Tuttavia, molti si interrogano se, oltre che un regolamento del DAP, debba esserci una legge sulla quale noi aspettiamo le valutazioni del ministro della giustizia Nordio, che oggi è intervenuto nuovamente sui suicidi in carcere. Allora, onorevole, ci spiega che proposta di legge ha presentato e soprattutto come giudica il silenzio che è seguito alla sentenza della Consulta? Ah, proprio perché, diciamo, il silenzio che è seguito dopo la sentenza della Consulta era un silenzio assordante, diciamo così, abbiamo pensato di presentare una nostra proposta di legge per garantire appunto l'affettività a tutte le persone detenute. Le indicazioni, diciamo, della Consulta sono state chiare e devo dire che è stata interessante e importante anche la disponibilità del capo del DAP, Giovanni Russo, che lo scorso 21 febbraio ha espressamente detto di voler dare seguito a queste indicazioni. Ora, noi pensiamo che sia necessaria un'iniziativa forte da parte del governo che dia seguito a questa questione determinante per quanto ci riguarda per garantire un diritto inalienabile alle persone detenute, appunto, il diritto all'affettività e ovviamente anche al rapporto sessuali, diciamo, con le persone con le quali appunto sono legati da rapporti di affettività profonda. Perché non esiste, diciamo, nel nostro ordinamento una pena che corrisponda alla sottrazione del diritto all'affettività. Anzi, nel nostro sistema carcerario, nel nostro sistema giuridico, questo genere di diritti dovrebbero essere, così come dice la Consulta, tutelati. Oltretutto, noi pensiamo che una vita più equilibrata, anche dal punto di vista affettivo, possa garantire una migliore qualità della vita a tutti coloro che si trovano nelle carceri, le persone detenute, ma anche coloro che ci lavorano all'interno. Allora, chi dovrebbe essere escluso dal diritto all'affettività? I detenuti al 41 bis, glielo chiedo per essere abbastanza chiari, chi si macchia di reati, per esempio non so, che riguardano la violenza sessuale, i cosiddetti femminicidi. Allora, nella sua proposta di legge, che cosa ha specificato in base alla pena che si sconta? No, è specificato nella mia proposta di legge che ci sono i regolamenti già del DAP che regolano la vita delle carceri del nostro paese, nel quale ovviamente vengono prese tutte le misure necessarie per garantire sia i diritti delle persone detenute e contemporaneamente la sicurezza delle persone che hanno a che fare con loro. Quindi già nei regolamenti ci sono delle modalità che permettono di disciplinare l'esercizio di questo diritto. Ho capito. Quindi si tratterebbe soltanto di applicarlo. Esattamente, si tratterebbe di applicare i regolamenti già esistenti, Ho capito. ovviamente allestire anche tutte le strutture necessarie affinché questa possibilità possa essere davvero esercitata. Ho Quindi capito. dei locali appositi nelle quali le persone possono incontrarsi e appunto in modo ovviamente del tutto centrato sul diritto alla difesa della privacy, possono appunto ritrovare dei gesti di affettività
e di contatto anche fisico, che sono una componente essenziale della vita degli esseri umani. Quindi la sua proposta di legge interviene nelle modalità con cui vengono stabiliti questo tipo di relazioni, diciamo nelle modalità tecniche. No, la nostra proposta di legge diciamo, è esplicita in modo chiaro il diritto alle persone, il diritto all'affettività e anche alla sessualità, e in base agli regolamenti già Ho capito, ho vigenti, capito, ho capito. diciamo, costringe le strutture carcerarie a organizzare tecnicamente la possibilità che questi diritti vengano esercitati. Senta, oggi quando ha sentito Nordio dire quelle cose sui suicidi in carcere, cosa ha pensato? Diciamo, questo ministro, desta sempre, diciamo, delle perplessità per alcune cose che fa. Tipo, non so, questo fine settimana era attesa un appuntamento importante alla Leopolda, poi all'ultimo momento non ci è andato. Dice delle cose che poi non fa. Annuncia dei provvedimenti che poi, insomma, a distanza più di un anno e mezzo non sono stati ancora approvati. Insomma, è uno che dice tanto, ma però, mi sembra che faccia poco. No, dice tanto, a volte dice anche troppo in verità, quindi, e questa non è esattamente una qualità. Dopodiché un ministro ha il dovere di dare il seguito alle cose che appunto promette o alle cose che si impegna a fare. E in base appunto nel momento nel quale queste proposte vengono trasformate in proposte di legge, in decreti, questa discussione coinvolge tutto quanto il Parlamento. Ma non è che si può dire e si può operare sempre come se si fosse dentro un convegno di specialisti, perché quello che fa Nordio è esattamente questo, è quello di comportarsi come un professore che fa dei suoi allievi nella migliore delle ipotesi, oppure fa una serie di considerazioni che sono tipiche dei convegni di approfondimento, ma in realtà non si rende conto che da un ministro ci si aspetta ben altro. Ora, il fatto di essere sensibile ai troppi suicidi nelle nostre carceri, che è un dato che fondamentalmente deve far vergognare il nostro paese, perché nel nostro paese non esiste la pena di morte e non esistendo la pena di morte sul codice, non è che implicitamente poi effettivamente questa pena di morte viene comminata, creando le condizioni all'interno delle carceri per le quali le persone non riescono e non possono sopravvivere. Ecco. E quindi io penso che sentire quelle parole e poi vedere una inattività totale da parte del ministro per invece garantire condizioni dignitose ai nostri detenuti. Ora, qui non è in discussione ovviamente i reati e le pene che le persone devono scontare in ragione appunto delle sentenze emanate dai tribunali italiani, ma si tratta di far capire a tutti e di lavorare affinché le condizioni dentro le carceri siano condizioni umane, siano condizioni civili, come vuole lo spirito della nostra tradizione giuridica, a cominciare da Cesare Beccaria, quindi non da oggi. Quindi condizioni di vita civili, e ecco, la nostra proposta si inserisce nella appunto, possibilità di creare delle condizioni per cui dentro le carceri si possano appunto scontare le pene, per ritrovare poi scontata la pena fuori del carcere delle persone che possono essere reintegrate nel tessuto civile e come dire, di convivenza civile nella società. La proposta di legge è già stata presentata, volevo Sono chiedere, esperto nelle possibilità, no? è già stata depositata e via, quindi sarà assegnata in Commissione Giustizia. Non so se sia già stata assegnata, francamente, però sì, la luce è stata depositata. Ok,
Va bene, e naturalmente torneremo a parlare di questo argomento, soprattutto se ci sarà poi una conferenza stampa a Montecitorio per presentare l'iniziativa prima firma dell'onorevole Zaratti, che è di Sinistra Italiana Verdi, che ringraziamo per averci dato conto di questa sua iniziativa, che ci auguriamo non resti solitaria sull'affettività in carcere in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale di circa un mese fa. La ringrazio molto, onorevole Zaratti. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale.